poter cambiare il paese dando l'esempio, che è una parola dimenticata, non l'esempio televisivo, è l'esempio di stare qui insieme e di riuscire a scambiare opinioni e parole. Allora mi vado verso anche la chiusura. Cosa avrebbe potuto sistemare questo paese? Beh, magari noi abbiamo fatto una lunga riflessione sul piano Cottarelli e sulla spending review. Beh, passare tra 8.000 e 9.000 enti, passare magari a 1.000, potrebbe essere corretto, visto che in fondo gli enti lo conosciamo tutti, avevo un essere soprannaturale sulle spalle, era un microchip qualcosa, sapete i microchip, noi li inseriamo sempre sotto il collo, ma questo è il passo fondamentale. Può darsi che sia una via giusta di tagliare poltrone inutili, verso questo orizzonte sì, noi ci poniamo con favore, anche perché noi eravamo quelli del sempre del no, ma stranamente a una spending review che vada a colpire le poltrone, va bene, a noi va bene, sempre che vengano mantenuti i servizi essenziali. Va bene? La spending review magari nel mio paese abbia fatto sì che nel 2011 non scoprissimo che il GSP, che è gestione servizi pubblici, che guarda a caso le bollette dell'acqua, le fognature, non avesse un buco di 86 milioni di euro. 86 milioni di euro. A Belluno ci sono 67 comuni. Io sono bellunese e abbiamo 200.000 persone. E abbiamo un ente pubblico con 87 milioni di debito. Ma dove andiamo? Ma come ha fatto a farlo? Mi domando io, ma non hanno contabilizzato le bollette dell'acqua? C'erano persone che non erano, abbiamo messo crediti che poi sono dei debiti, ma di cosa stiamo parlando? Abbiamo un buco e basta. E chi è che ha fatto il buco? Ma non si sa, ma come non si sa? Ma da quando è qua? Ma perché non ci ribelliamo a Belluno? Invece la gente alla fin dei conti si accontenta di pagare tasse. Dovete ribellarvi in maniera non violenta ogni giorno, dovete avere coraggio di cambiare questo paese. Sarà solo merito vostro se questo paese cambia. Addirittura noi ce la mettiamo tutta, ma noi 1, 2, 3, 4, 5 commissioni di bilancio, noi lo cambiamo il paese, noi vi informiamo. Ma se ognuno di voi non decide di alzare la testa e di mettersi in gioco, non serve a nulla. Il nostro è semplicemente un sacrificio personale, perché guardate, ce la faranno a pagare dopo. Nel mio lavoro io avevo un lavoro prima e tornerò a fare il mio lavoro dopo, va bene? Ma sono sicuro che ve la faranno pagare. Ci sto. A me va bene, se bisogna cambiare questo paese si soffre, e si soffre insieme, e questo è il momento di alzare la testa, dobbiamo insieme alzare la testa. Questo documento qua giallino deve essere una Bibbia consultabile a tutti i cittadini, da portare davanti a Renzi e dire: mi hai raccontato un sacco di balle e non piega le palle, va bene? Cambiamo insieme, grazie. Allora, sì, abbiamo anche un po' di interventi, è rimasto anche il nostro deputato Brugnerotto, ma c'era qua il signor Cesare, poi rispondiamo anche alla domanda che è stata fatta dal ragazzo, e ho visto che ci sono un po' di domande, non vi preoccupate, le facciamo fare tutte, non andiamo, siamo qua ragazzi, siamo qua fino a stasera, che vi frega? Allora, signor Cesare, voleva dirci una cosa, buongiorno.